La normativa turistica della Liguria prevede che chi svolge attività ricettiva rientri nelle categorie identificate dalla legge regionale 32/2014. A ciascuna categoria corrispondono una serie di adempimenti amministrativi che ti invitiamo ad approfondire. Le categorie ricettive più diffuse tra gli host che svolgono attività occasionale sono gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico e i bed and breakfast. Rientra nella prima categoria chi offre ospitalità ai turisti in un numero massimo di 3 unità immobiliari nello stesso comune, senza offrire servizi alberghieri e senza essere organizzato in forma d'impresa. Se rientri in questi parametri, devi comunicare alla regione che intendi locare il tuo o i tuoi appartamenti utilizzando lo specifico modello, indicando il periodo durante il quale intendi locare l'alloggio e il numero di posti letto. La regione provvederà a informare il comune dell'avvenuta comunicazione. Se invece vuoi strutturare la tua attività ricettiva in modo più complesso, offrendo servizi aggiuntivi, allora dovrai scegliere quale struttura ricettiva aprire fra le varie disponibili, per esempio una casa vacanze, e presentare una richiesta di classificazione alla regione. Poi inviare una segnalazione certificata di inizio attività al comune, aprire una partita IVA e rispettare tutti gli obblighi vigenti in materia di impresa ricettiva. Sui siti della regione e del comune è disponibile la documentazione che ti serve ad orientarti. Se invece vuoi condividere un massimo di 4 stanze nella casa dove sei presente e accogli i tuoi ospiti e vuoi servire la prima colazione, puoi pensare ad aprire un bed and breakfast. I B&B sono tenuti a 4 principali obblighi. 1. Presentare domanda di classificazione. 2. Presentare la dichiarazione delle caratteristiche di qualità. 3. Presentare segnalazione certificata di inizio attività al comune. 4. Rispettare gli obblighi di cui all'articolo 18 del regolamento regionale. Puoi approfondire questo argomento nella pagina dedicata alla tua città nella sezione Ospitare responsabilmente su Airbnb.it, sul sito Airbnb Citizen, sul sito della regione oppure agli sportelli dedicati della regione e del comune. Consulta gli altri video su Airbnb Citizen.